guardatelo cosa sta facendo. Vi vorrei far descrivere cosa ha intenzione di fare, proprio nei minimi particolari, il passaggio iniziale. Siamo arrivati al momento giusto. Allora, abbiamo un bicchierino con un fondo di un gelé al lampone, con una mousse al cioccolato, sopra una crema di caramello, con delle nocciole pralinate. Ne approfitto della sua pausa per coinvolgere un componente della famiglia Salvini. Raccontaci brevemente cosa avete deciso di fare tu e papà, quindi. Allora, sì, io, papà e fratello, diciamo principalmente io e mio fratello, abbiamo deciso di fare un cambio generazionale, diciamo, dal punto di vista di modernizzare un'azienda, quindi cominciare con un progetto nuovo, sempre legato appunto alla tradizione del territorio, ma anche legato alla tradizione appunto di famiglia, con una produzione di pasta fresca artigianale fatta a mano di qualità, quindi un prodotto che si sposa bene per tutta la parte dell'oreca, della ristorazione, ma anche per la GDO, perché pian pianino con gli anni abbiamo iniziato vari progetti appunto per inserirci in mercati sempre più moderni. Prima cominciamo con chi ha pensato alla Meridiana. Devi raccontarci un qualcosa che ti distingua da tutte le realtà della zona, perché ce ne sono tantissime. Tu, se dovessi farti una domanda così a bruciapelo, dov'è che ti ritieni differente da un'altra cantina nel raggio di 30 km, perché parliamo di una zona abbastanza definita. Abbiamo una doppia anima, Valtennese e Lugana. La Valtennese ci appartiene, la Lugana l'abbiamo adottata storicamente, terreni di famiglia, comunque è sempre la nostra, sono sempre le nostre terre, e che ci differenzia da tanti altri colleghi, amici, perché non sono competitor, ma sono, per me sono amici, è che noi ci facciamo tutto, noi gestiamo dalla vigna alla vendita. Ambiente bellissimo, e mi auguro soprattutto di una cosa, di riuscire a venire a vedere la partita, perché io voglio venire a vedere le partite di questa squadra, altrimenti sono un ciarlatano che continua a parlare punto e basta, quindi verrò a vedere le partite. Abbiamo strappato questa promessa, perfetto, grazie Luca. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Vivendo queste stagioni, soprattutto dopo un lockdown che ha messo tutti in difficoltà, il vostro settore poi ha sofferto più di altri. Ma io fortunatamente sono quello che durante il lockdown ha lavorato di più di tutti, in quanto l'unica forma di intrattenimento era determinata dalle proiezioni architetturali, e è stato un valore aggiunto al mio servizio in un momento in cui non venivano investiti budget nei concerti, dove l'unica forma di intrattenimento era la pubblicazione di materiale fotografico emozionale a favore del pubblico, e le questioni architetturali sono delle immagini emozionali studiate per creare delle sensazioni, dare dei messaggi, e questa è stata la mia fortuna. Ora sono andato a cercare in mezzo ai tavoli il consigliere provinciale o regionale, nazionale, mamma mia che gaffe che ho fatto, però è perché ci tenevo a un parere su come è andata la serata, se è quello che si aspettava, ma soprattutto se c'è qualche persona in particolare da ringraziare. Allora, devo dire che la serata è magnifica, la società di cui faccio parte è stupenda. L'ambiente merita, e anche voi siete stati ospiti graditissimi. C'è solo una persona che purtroppo mi sono dimenticato di dire prima, perché all'ultimo momento, che
il presidente provinciale, la presidente provinciale, la Tiziana Gaglione, che doveva venire ma oggi aveva la febbre e quindi purtroppo è mancata, e mi ha telefonato e mi ha detto di portare i suoi saluti e tutta la sua solidarietà. E purtroppo mentre stavamo parlando me ne succede un'influenza di stagione per questi alti e bassi. Esatto. Facciamogli tanti auguri e grazie per questo attestato di stima. Grazie. Sicuramente se lo merita. Grazie. Grazie.